Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube Maestra di Apple. Oggi per un nuovo video su Blender andremo a fare una simulazione molto facile e divertente. Faremo galleggiare la testa di Suzanne sulle onde del mare. È una simulazione adatta a tutti, anche per i principianti. Ora io ho aperto Blender in una normale scena di default e vado a cancellare il cubo premendo Cancel sulla tastiera. Andrò ad inserire un plane che sarà quello del nostro oceano, quindi premendo Shift A, maiuscolo A, Mesh Plane, lasciamolo così com'è. Per comodità mia andrò a richiamarlo come Ocean, premendo due volte sul tasto sinistro del mouse, lo richiamo Ocean, lo rinomino, ecco fatto. Ora nelle properties vado ad inserire per questo Ocean un modificatore, il modificatore appunto Ocean, che gli darà la classica caratteristica delle onde. Ed imposterò per comodità un'animazione che andrà dal keyframe numero 1 al keyframe numero 100, per non averla troppo lunga l'animazione. Però se io premo la barra spaziatrice sulla tastiera che è il play, ancora non avrò visto nulla, quindi devo animare questo Ocean. Lo animerò attraverso la caratteristica di Time, andando a cliccare su Animate Property qua sull'1, lasciando questo valore. Mi sposto alla fine dell'animazione sul keyframe numero 100 e qui provo ad inserire un 6, vediamo se mi va bene come valore. Faccio partire l'animazione e sì, ci siamo. Abbiamo quello che è in teoria il nostro oceano. Torniamo indietro. Ora andiamo ad inserire un nuovo plane che sarà richiamato come onde, sarà quello della nostra animazione alla fine per la testa di Suzanne. Quindi Shift A, Mesh Plane. Andiamo a scalarlo un attimino se è troppo piccolo. Ok. E lo rinomino onde, per non fare confusione. Ora nasconderò un attimo dalla visuale Ocean cliccando su Hide in Viewport e mi ritrovo solo con onde. Ora in Edit Mode, faccio una cosa, entro in Edit Mode, Tab, col tasto Tab oppure anche da qui Edit Mode, innanzitutto vado a suddividerlo, quindi col tasto destro del mouse lo suddivido, faccio di 8 volte e vado a creare un vertex group andando a selezionare questi tre vertici, il primo a sinistra, premendo il tasto shift sulla tastiera tenendolo premuto, quello destro e quello centrale. Ok, quello centrale, esatto, sì, va bene anche questo. E clicco su più, Add Vertex Group, lo chiamerò triangolo e Assign, lo assegno. Con questo plane ho risolto per il momento. Riattivo la visuale dell'Ocean. E cosa faccio? In Object Mode, per le mie onde, vado ad inserire uno Shrink Wrap nei modificatori, quindi Modifier Properties, Add Modifier Shrink Wrap. Come target andrò ad inserire Ocean e come Vertex Group Triangolo. Ora inseriamo Suzanne, quella che sarà la nostra testa di scimmietta, la nostra Suzanne carinissima. Quindi Add Mesh Monkey. Ok, andiamo ad assegnare a Suzanne un subdivision surface a 2, applico e anche faccio Object Shade Smooth, così è più carina da vedere. Ora con Suzanne non è finita qui, dobbiamo dargli un Object Constraint, quindi tenendo cliccato su Suzanne in Object Mode clicchiamo nelle properties su questo simbolo Object Constraint Properties, Add, Copy, Transform,
cioè praticamente copia le trasformazioni. Come target qui dobbiamo inserire onde, poi inseriamo nel vertex group il triangolo, clicchiamo su remove target share. Ora vediamo per curiosità, premendo barra spaziatrice, come viene la nostra animazione. Eccola qua. Vediamo che Susanna sta galleggiando sul nostro mare. Andiamo a fare alcune modifiche se non ci soddisfa l'animazione. Innanzitutto eliminiamo dalla visuale e dal rendering, ricordiamoci, quello che è onde, andando a cliccare su Hide in Viewport e cliccando su Disable in Renders. Quindi noi ce l'abbiamo fisicamente, ma non andiamo a vederlo. Eccolo qua. Una cosa che dobbiamo fare in Object Mode è cliccare su Susanna e cliccare qui in alto su Object Set Origin, Origin to Geometry to Origin to Geometry, ok? Ecco qua. Poi possiamo giocare con questi due valori, se non ci soddisfa torniamo indietro all'animazione. Influence del Copy Transform che possiamo animare. Faccio un esempio, la porto a 0.181 all'inizio. Si può anche animare se noi vogliamo fare spostare la testa di Susanna durante l'animazione. Poi possiamo anche andare a giocare con onde, che abbiamo messo ad onde, ricordo, uno shrink wrap, andando a modificare l'offset. Cosa succede se io modifico l'offset? Qui la sballa un attimino, quindi dobbiamo giocare un po' con i suoi valori. In questo caso preferisco lasciarlo com'era, 0, perché mi dava un po' più di soddisfazione. Cancello ancora. Eccola fatta. Ecco la nostra testa di Susanna che galleggia sul mare. Ora voglio farvi vedere una cosa. Se la testa di Susanna messa in questa posizione non ci piace, scopriremo che premendo G non riusciremo a spostarla, premendo R non riusciremo a ruotarla. Quindi vi faccio vedere come fare, quali parametri andare a toccare per poter mettere Susanna in una posizione che più ci piace. Io ho tenuto cliccato su Susanna e sono in Add Object Constraint, quindi Copy Transform, e vado a sostituire questo Mix Replace con After Origina Full. Ora vedrete che l'ha spostata in alto, ok? Con una specie di linea bluastra. In questo caso io posso andare a, mi consente di andare a spostare e ruotare la testa di Susanna come meglio voglio nella mia animazione. Ad esempio, se io volevo lasciarla così, avrò ancora un'animazione ma con una posizione diversa sulla testa di Susanna. Possiamo provarle anche before original full, dove la posiziona sempre sotto, ma io posso spostarla, ruotarla, ecco qua. Questa forse funziona meglio, vediamo. Quindi giocate con questi valori per capire come spostare la nostra testa di Susanna, il nostro oggetto, che potrebbe essere una barca, una botte, qualsiasi cosa che galleggia. Perché se noi lasciamo replace non si sposterà, quindi andiamo a giocare before original full, funziona abbastanza bene. Andiamo a cercare di fare esperimenti, capire cosa funziona meglio per la nostra animazione, se ci andava bene nella posizione, se era una barca che doveva stare dritta, ci andava bene in quella posizione, replace può essere ottimale. Però se vogliamo qualcosa di particolare, dobbiamo ruotare, spostare il nostro oggetto, dobbiamo andare a scegliere tra queste opzioni, fate delle prove, ok? Benissimo.
abbiamo la nostra animazione dell'oggetto che galleggia sulle onde. Io vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto, l'avete trovato utile, mettete un like. Se avete delle domande che volete sapere o avere delle risposte, scrivetelo nei commenti del video. Se siete nuovi e avete visto questo tutorial per la prima volta e volete seguirmi, iscrivetevi al canale My3DApple, io sono Milena Nosari, e attivate le notifiche in alto a destra. Grazie, alla prossima, ciao!